Questa settimana a Jackson Hole si terrà il summit dei governatori delle banche centrali organizzato dalla Fed americana. Da lì, nel 2014, Draghi pose le premesse per il quantitative easing. Cosa potrebbe accadere quest'anno? Secondo lei, da questa riunione, quali novità potranno uscire? Ma mi aspetto che venga analizzata la situazione attuale, che è una situazione che vede l'euro, un euro che sta diventando un po' troppo forte e un dollaro che sta diventando un po' troppo debole rispetto a quanto ci si aspettava. E la forza delle valute dipende molto da ciò che fanno le banche centrali, perché se le banche centrali annunciano che aumenteranno i tassi di interesse, ovvero sia che faranno una stretta monetaria all'interno dei loro paesi, questo tende a rendere più appetibile la valuta di quel paese, perché gli investitori tendono a mettere i soldi dove ci sono tassi di rendimento che sono correlati con i tassi di interesse che sono più elevati. Quindi, da questo punto di vista, le attese degli investitori erano finora che ci fosse una stretta monetaria più rapida in America rispetto a quella che poteva arrivare in Europa. Quello che potrebbe succedere a Jackson Hole è che Draghi provi a usare le parole prima di passare ai fatti, credo in settembre, nel sottolineare che la stretta monetaria in Europa è ancora lontana dall'arrivare. Possiamo attendere il 2018 con l'idea che probabilmente diminuirà nel corso del tempo, come già annunciato, l'intensità degli interventi della Banca Centrale Europea sui mercati finanziari con l'acquisto di titoli, cosa che è avvenuta appunto dal marzo 2015 fino ad oggi per più di 2.000 miliardi di euro. Anziché dare una data di fine di questa cosa, quello che Draghi farà per cercare di attenuare le tendenze di rafforzamento dell'euro è di dire che il programma andrà avanti finché ce ne sarà bisogno, e questo penso che possa essere un buon annuncio. Per farci che la signora Yellen, specie dati i chiari di luna che ci sono sia sul fronte della politica americana che sul fronte del terrorismo internazionale, anche qui dirà che i tassi di interesse negli Stati Uniti potrebbero salire perché l'economia americana va bene, ma sul se e sul quanto penso che continuerà a rimanere piuttosto vaga anche a lei. Insomma, non credo che avremo dei grandi titoli per i media e per i giornali che arriveranno da Jackson Hole.